Ecco come creare un ricordo indelebile del vostro cane. E la cosa dolce è proprio che lui potrà aiutarvi a realizzarlo. Per prima cosa ci servirà una busta di pasta malleabile oppure del gesso, dopodiché andrà messa all'interno di una vaschetta e ricoperta completamente con dell'acqua tiepida per alcuni minuti. In questo modo il gesso sarà molto più morbido e quindi malleabile, dopodiché asciughiamo la nostra busta e grazie Yoko per la mano, anzi per la zampa. Dopodiché prendiamo il composto all'interno della busta, che sarà diventato molto simile al pongo, e lavoriamolo un po' con le mani impastandolo. Sarà poi pronto per essere inserito all'interno di una cornice, dopodiché aiutatevi con un cucchiaio per lisciare la superficie. Adesso finalmente capirete il perché di tutto ciò. Prendete la zampa del vostro cane e appoggiatela per qualche secondo sul gesso. Vi rimarrà così per sempre l'impronta del vostro migliore amico, ovvero del vostro cagnolone. Beh, io ora molto soddisfatto del risultato. E voi cosa ne pensate?